È con particolare piacere che oggi presentiamo un romanzo storico, e poi l'autrice e il nostro ospite ve lo illustreranno molto meglio di me, di Maria Luisa Ghianda, I mercanti bizantini scomparsi. Ho sottolineato storico perché si tratta di narrativa, ci sono diverse, come dire, varianti dal punto di vista della storicità, ma gli eventi narrati e molti dei personaggi narrati sono realmente esistiti, e fra l'altro in questa edizione, che è acquistabile alla fine magari anche con l'autografo dell'autrice, c'è anche un glossario e una postfazione che ci spiega meglio gli eventi realmente accaduti e i luoghi nei quali è ambientato il libro, che ovviamente riguarda l'evento in epoca medievale. Sono particolarmente contento perché insieme, dopo che Maria Luisa Ghianda l'anno scorso si era classificata seconda al nostro modesto concorso letterario per racconti brevi e inediti ispirati al Medioevo, che si chiama Filo Biblog, da quella avventura è nata un'amicizia, e poi è nata l'idea di pubblicare come Italia Medievale questo romanzo storico. Quindi noi siamo grati a Maria Luisa Ghianda per la fiducia che ha concesso Italia Medievale, e quindi siamo particolarmente felici di presentarlo per la prima volta. Poi seguiranno anche altre presentazioni in questo contesto. Io non voglio rubare tempo ai nostri due intervenuti, vi ringrazio di essere qui oggi e mi auguro che possiate godere delle avventure di questo libro, che saranno anche accompagnate da una serie di immagini che ci condurranno nei luoghi dove il libro è ambientato. Quindi io do il microfono a Maria Luisa Ghianda e vi ringrazio e vi auguro buon ascolto. Grazie. Grazie di essere venuti, ma grazie soprattutto a Italia Medievale e a Graziano, al professor Graziano Vergani, che parlerà meglio di me, naturalmente. Io solo ho fatto un lavoro guidato dalla mia fantasia, sì, certo, Maurizio Cani ha detto che è un romanzo storico, ci sono dei fondamenti storici veridici. Però poi tutto il resto è una vicenda assolutamente inventata, a volte anche poco probabile, però estremamente affascinante, almeno ha affascinato me mentre lo scrivevo. Ecco, adesso farei parlare Graziano, che so che sia molto documentato. Buonasera a tutti, sono molto contento da quando la Luisa mi ha detto per gli amici, perché vedo che ce ne sono tanti, insomma, qua. Mi ha chiesto se volevo presentare il romanzo di cui avevo avuto in anteprima la pubblicazione, insomma. Sono stato molto felice, perché io sono un divoratore di romanzi storici, diciamo che ne passo una alla settimana almeno, da almeno 15 anni, quindi ho letto tutto il leggibile possibile e immaginabile sulla narrativa di ambientazione storica, e mi sono appassionato molto anche al suo romanzo, non solo perché è un'amica, ma anche perché è proprio un bel romanzo. La vicenda narrata nel romanzo si svolge sull'arco di 21 giorni, fra l'11 agosto e il 31 agosto del 1165. Si tratta di una scelta in qualche modo particolare, perché è un momento, l'anno 1165, in cui a Benevento di fatto non succede niente, in cui quindi i documenti sopravvissuti, che rispetto a quelli che dovevano essere i documenti prodotti dai notai e nella curia dell'epoca, scarseggiano. Però è un momento, secondo me, molto particolare, che dà appunto, ha dato appunto a Isa la possibilità di sviluppare una storia
chiamiamola così, ambientata nel Medioevo, con tutta una situazione sospesa, perché gli avvenimenti che stanno dietro, che si leggono in controluce, gli avvenimenti più generali che si leggono in controluce in questa storia sono successi prima e succederanno immediatamente dopo. E la storia è una storia che sta, è una vicenda storica privata completamente di fantasia, che è calata in questo contesto di fatti storici invece più grandi che sono già successi e che succederanno. Siamo nel 1165, Benevento è una splendida città in quest'epoca. Sapete che Benevento è una città che ha una storia lunghissima e ricchissima. C'è qualcuno, non mi ricordo un autore, che aveva scritto che se dovesse scrivere la storia dell'Italia meridionale prenderebbe a prestito la storia di Benevento, perché è la storia di una città di fondazione antichissima. Secondo le leggende sarebbe stata fondata addirittura da Diomede dopo la caduta di Troia. Secondo invece gli accertamenti, i rilevamenti archeologici, sarebbe probabilmente una fondazione degli Osci, poi conquistata dai Sanniti, che l'avrebbero fortificata e trasformata appunto in una città potente di questo territorio, che infatti è il Sannio. E questa centralità sulle vie di traffico e sulle vie degli spostamenti, sugli itinerari, ancora in età tardantica, sarà uno dei motivi per cui nel VI secolo la città verrà conquistata dai Longobardi. Non è molto chiaro se la conquista Longobardia sia avvenuta dopo l'arrivo dei Longobardi in Italia o addirittura prima. C'è una, diciamo così, una delle c'è una querela tra gli studiosi se a occupare Benevento siano stati un gruppo di Longobardi scesi in Italia durante le guerre greco-gotiche, quindi nella prima metà del VI secolo, e stanziatisi in zona e occupando la città, oppure se questa occupazione sia avvenuta dopo la discesa di Longobardi in Italia nel 500, la discesa avviene nel 568, l'occupazione immediatamente dopo. I primi 10 anni dell'ingresso degli Longobardi in Italia sono anni di espansione araffica, e nel 571, secondo questa seconda linea di pensiero, sarebbe avvenuta l'occupazione di Benevento. Benevento che viene occupata grazie proprio, cioè arrivano nel 68 nell'Italia padana, due anni dopo già hanno occupato Benevento. Questo ci racconta, uno, come funzionavano ancora bene le strade romane, due, quanta poca difesa ci fosse nella penisola, terzo, quanto invece fossero forti e aggressivi i Longobardi. I Longobardi si stanziano appunto a Benevento nel 571, secondo questa seconda versione, con il duca Zottone, e daranno vita a un ducato che nei secoli successivi acquisterà sempre più importanza e valore, in particolare raggiungendo l'apice con il duca Arechi, Arechi II, nella seconda metà dell'VIII secolo, il quale, in qualità di genero dell'ultimo re dei Longobardi di Desiderio, riuscirà addirittura al momento dell'occupazione dell'Italia, del Regnum Langobardorum, cioè della Langobardia Maio, l'Italia centro-settentrionale, da parte di Carlo Magno, rivendicherà a sé l'eredità ideale del regno, trasformando il ducato in un principato che avrà una vita poi molto complessa nell'undicesimo secolo, con l'arrivo poi dei Normanni, verrà diviso in tre entità statali: il Principato di Benevento, il Principato di Capua, la Contea di Capua e il Principato di Salerno, e rimanendo però sempre comunque una città cardine nella geografia politica e economica di quella che oggi è la Campania, comunque dell'Italia meridionale.
Isa in realtà non racconta cosa sta succedendo nella storia più generale d'Italia e d'Europa di quegli anni, lo lascia solo intuire, perché io dico io in realtà cosa succede. 1165 siamo all'indomani del grande scontro che nell'Italia settentrionale aveva causato la distruzione di Milano a opera del Barbarossa. Siamo nel pieno delle guerre fra il Barbarossa e l'impero per le famose regalie, cioè per i diritti comunali rivendicati dalle città della pianura padana e dell'Italia centrale. Nel 1162 infatti il Barbarossa aveva assediato e poi preso e distrutto quasi completamente la città di Milano e ne aveva esiliato gli abitanti, che rientreranno in città soltanto nel 1167, quindi 3 anni prima della data in cui è ambientato il romanzo. È avvenuta la distruzione del capoluogo lombardo e il capoluogo risorgerà solo 2 anni dopo. Nel 1160, nel frattempo, il nuovo Papa, Alessandro III, che era salito al soglio pontificio nel 59, a seguito della morte di Adriano IV, il pontefice che aveva incoronato imperatore a Roma Federico Barbarossa, nel frattempo, proprio dal 62 all'indomani della conquista di Milano, il nuovo Papa Alessandro III si era rifugiato in esilio in Francia per sfuggire alle brami, ai sicari di Federico Barbarossa. Rientrerà in Italia solo nel 65, nel novembre del 65, andando prima a risiedere a Roma per un breve periodo, dove però verrà inseguito dal Barbarossa e per sottrarsi nuovamente agli attacchi di Barbarossa fuggirà nel sud Italia e stanzierà proprio a Benevento. In tutto il romanzo, è un romanzo di 450 pagine, ci sono solo 4 scene in cui le donne escono di casa, ma escono per delle necessità o perché portate fuori dagli uomini, altrimenti non escono. Ma all'interno di queste mura, da una parte sono donne che agiscono, dall'altra parte sono donne tostissime, sono donne capaci di influenzare gli uomini che agiscono di fianco a loro e quindi di indirizzare in qualche modo la storia, questa microstoria. Le figure maschili invece sono più variegate, perché sono quelli che poi in pubblico indirizzano la società, fanno l'azione pubblica, politica, e allora andiamo dall'eroe colto, raffinato, attento, molto moderno in realtà, che è il protagonista vero proprio Pietro Freddi, al giovane invece Riccardo, col nome non ricordo, il figlio del mercante Tafuri, Riccardo Tafuri, innamorato di Ermelinda, ma che sa stare al suo posto perché sa che ha a che fare, che poi fa il palafreniere di Pietro, che sa che comunque c'è una divisione non solo di razza. Lui è un amalfitano e vive a Benevento, e fra Amalfi e Benevento non correva di gran buonissimo sangue, e lui non è un discendente dei Longobardi, mentre appunto l'elite beneventana è ancora un'elite di origine longobarda. Non credevo di essere riuscita a suggerire tante sfumature. Graziano, sei come sempre straordinario. Sì, perché tu sai leggere dietro. Comunque, grazie, ringrazio anche il Museo Archeologico che ci ha ospitato e tutto lo staff straordinario di Italia Medievale, voi che siete intervenuti. Grazie ancora. Allora.
lei, che poi bisogna strapparle qualcosa in più facendo delle domande dirette proprio a lei in persona, così lo può sfuggire. Anche per ripercussioni economiche, perché una fiera costa tanti soldi e l'apporto dei mercati bizantini con le loro merci preziose attirano la clientela, quindi arricchiscono le case arcivescovili con i pedaggi, con i plateatici, perché insomma non è solamente nella nostra stagione che le tasse vengono, come dire, imposte ai cittadini e chiunque, costituiscono magari l'elemento di gestione di una città, si scompaiono perché vengono rapiti e c'è anche l'introduzione di un personaggio un po' improbabile di cui il professor Delgario ne ha parlato, però davvero c'è un agente straordinario, voglio rivelare, che fa da tramite tra questa carovana scomparsa di orientali, ecco, dico solo questa parola, di orientali e i nostri invece elementari che si affannano per recuperare, perché questi mercanti che sono stati rapiti appunto per un motivo politico, se non vengono come dire liberati, possono scatenare conseguenze di carattere davvero molto incredibile per tutta la cristianità, proprio per rompere quell'equilibrio con l'imperatore d'Oriente che permetteva di fronteggiare Barbarossa. Barbarossa è nato dei personaggi sottesi alla romanzo, che per alcuni, io purtroppo c'è un po' di come dire, di presa di posizione, i più nefasti sono quelli che sono suoi partigiani, ma nella mia visione nulla ho contro il Barbarossa, per l'amor di Dio, preferisco suo nipote, ovviamente, essendo innamorata della cultura delle carni meridionali.